Un animale che storicamente è stato di sostegno agli agricoltori e ai pastori è l'asino sardo, che è stato al centro dell'incontro organizzato da Coldiretti Nuoro Ogliastra. Sono un medico neuropsichiatra, il mio socio di allevamento è un veterinario. Ci siamo occupati da sempre del benessere che gli animali possono dare alle persone, in particolare alle persone in difficoltà. Abbiamo avuto delle precedenti esperienze di riabilitazione equestre e attualmente, da quando ci siamo trasferiti in campagna in provincia di Nuoro, ci siamo dedicati, oltre che all'allevamento di tutti gli animali, in particolare a quello dell'asino. Fra tutti ci sembra sicuramente quello più rilassante. È un animale che rischia di scomparire. L'allevamento nasce come scelta di preservazione di una biodiversità, ma nel corso degli anni ci siamo accorti che la convivenza con questi asini, che stanno proprio intorno alle abitazioni, ci ha insegnato tantissimo e ci sembrava giusto poter restituire alle persone che li conoscono poco tutto quello che noi abbiamo imparato dagli asini, animale che in Sardegna era fondamentale, animale che macinava il grano, che portava i pesi, che portava la legna, che portava le persone prima della meccanizzazione, diciamo, dei lavori agricoli. Il convegno nasce per dare lustro e voce a questo animale che vorremmo che fosse rivalutato e allevato ancora di più.